Wonderful. Ci sono giochi destinati a rimanere nella memoria collettiva, ad alimentare il loro mito, un mito destinato a diventare tale anche per la mancata pubblicazione. Dopo avervi parlato qualche mese fa di Deep Down di Capcom, uno dei primissimi giochi mostrati per PlayStation 4 in un video che trovate sul nostro canale YouTube, ora è venuto il momento di concentrarsi su Scalebound. Prima di proseguire, come di consueto, ricordate di iscrivervi al nostro canale per non perdervi nessuna notizia sul mondo dei videogiochi. A parte il tragico destino, le similitudini tra i due progetti non mancherebbero affatto, nonostante si trattasse comunque di due titoli piuttosto diversi. Entrambi gli action adventure ambivano infatti a diventare esclusive di lusso per le rispettive piattaforme, titoli attesi, acclamati e andati perduti. Due progetti decisamente importanti, pensati in un caso per mettere in mostra il nuovo motore grafico di Capcom e nell'altro per lanciare Platinum Games verso vette produttive mai raggiunte. Scalebound puntava in effetti a essere non soltanto la prossima fatica del vulcanico Hideki Kamiya, acclamato creatore di Devil May Cry e Bayonetta. L'avventura di Drew e del drago Tuban era, per dichiarazione stessa dello studio nipponico, la produzione più ambiziosa mai sviluppata da Platinum Games. E non era certo un caso che, per uno sforzo ben al di là della media, il team si fosse legato a doppio filo a un publisher di primissimo piano come Microsoft, senza contare l'approccio leggermente meno giapponese del solito, per un titolo che ambiva a essere un blockbuster mondiale. Annunciato alle 3 2014, Scalebound era un open world dall'ambientazione fantasy che puntava moltissimo sul senso di scala. Nato in origine come idea di un gioco per Wii a base di dinosauri, la versione Xbox One di Scalebound si era trasformata in un action GDR con una certa componente di ruolo e tanta enfasi sulla grafica. L'universo di Draconis era stato infatti presentato come un mondo lussureggiante, pervaso da un'energia nota come Pulse, il tutto con un'evidente attenzione al colpo d'occhio, dal momento che Scalebound voleva essere un'occasione per mettere in mostra i muscoli dell'hardware Xbox. Al centro della scena c'era il drago Tuban, del tutto personalizzabile sia nell'estetica che nelle tipologie di attacchi, in perfetto stile ruolistico. Accanto alla creatura trovava posto una serie di bestie gigantesche da affrontare nei panni del protagonista Drew. Il sistema di combattimento, per quanto comunque spettacolare, sembrava meno sfacciatamente action del solito. Più che concentrarsi sullo stile e sulle combo, le battaglie di Scalebound si focalizzavano infatti sull'azione a due vie, con la possibilità di dare ordini al drago controllato quasi esclusivamente dall'intelligenza artificiale. Un principio a ben vedere parecchio simile ai Legion visti in Astral Chain, grandissimo action game pubblicato su Nintendo Switch nell'estate 2019. Il tutto senza comunque contare la possibilità di trasformare la forma umana di Drew in una sorta di alter ego demoniaco alla Devil May Cry, arrampicandosi sui nemici per provocare ulteriori danni. Il bello di Scalebound è che, a sorpresa, il gioco doveva avere anche un'impostazione multiplayer, con la possibilità di battagliare in modalità co-op fino a 4 giocatori. Nonostante sia stato mostrato a più riprese, anche se mai tecnicamente messo nelle mani della stampa, qualcosa si è purtroppo inceppato durante lo sviluppo. La pubblicazione inizialmente prevista per fine 2016 è slittata a un generico 2017, il 9 gennaio di quell'anno però è arrivata, in attesa, la doccia fredda. Scalebound è stato cancellato da Microsoft, senza mai fornire troppe specifiche su un progetto non progredito secondo le aspettative. Un duro colpo per Hideki Kamiya, da anni affezionato all'idea di un titolo simile, e anche una brutta battuta d'arresto per Platinum Games. Il prestigioso studio si è visto svanire sotto gli occhi un'occasione speciale, ma forse si è semplicemente accorto, suo malgrado, di aver provato a fare un passo più lungo della gamba. A maggior ragione considerando le differenti vedute tra un team così profondamente nipponico e un publisher occidentale. Oggi la licenza di Scalebound appartiene a Microsoft, che non sembra particolarmente interessata a riesumarla dall'oblio. Lo scorso febbraio Atsushi Inaba, fondatore di Platinum Games, ha rivelato che, nonostante i problemi emersi durante lo sviluppo, allo studio piacerebbe comunque poter tornare a volare sulle ali di Tuban. Realisticamente è molto difficile pensare che ciò possa avvenire. Microsoft, forte delle sue roboanti acquisizioni, è evidentemente orientata altrove. La stessa Platinum Games ha diversi titoli in lavorazione, a cominciare da Bayonetta 3, di cui si sono purtroppo perse le tracce. Forse, proprio come per Deep Down, può comunque andar bene così. Sarebbe stato bello giocare all'ambiziosa avventura pensata da Kamiya, ma in questo sfortunato modo la leggenda di Scalebound è comunque destinata a durare, al di là degli anni e delle generazioni.